Bene, allora mi dicono che possiamo iniziare. Buonasera a tutti. Benvenuti a questo terzo incontro del ciclo Africa Oltre. Io vi ringrazio perché siete sempre numerosi, quindi non c'è una caduta di pubblico man mano che gli incontri vanno avanti. Questo è un bel segnale per noi che l'abbiamo organizzato. Questa sera affronteremo una tematica molto importante, molto rilevante quando si parla dell'Africa, che è quella dello sviluppo, dell'economia, della povertà. E l'affronteremo appunto con due ospiti. Io questa sera mi limito solamente a introdurre, anzi, lasciatemi, scusate la prosaicità, lasciatemi fare il solito piccolo annuncio tecnico, nel senso che gli studenti che devono poi firmare il foglio per i crediti lo possono firmare qui alla fine della conferenza. E chi volesse, dopo questo incontro, chi ha tutte e tre le firme, registrare un credito deve mandare all'indirizzo email africaoltre@gmail.com la relazione sui primi tre incontri e poi contattarmi per registrare il credito. Fatta questa piccola premessa che interessa solo agli studenti, vado a presentare gli ospiti di questa sera. Yvonne Mango, che è economista per l'Africa subsahariana del fondo di investimenti Renaissance Capital. Lei è originaria del Malawi, ma vive e lavora in Sudafrica per Renaissance Capital, che è uno dei più importanti fondi di investimento che operano nei mercati emergenti. Questa è stata anche, se volete, la scelta, come io avevo detto all'inizio del ciclo, di non invitare esclusivamente figure accademiche a parlare, ma di sentire più voci. Yvonne una notevole esperienza nell'analisi macroeconomica dell'Africa e è coautrice di un libro che è stato curato appunto da vari economisti di Renaissance Capital, che si chiama The Fastest Billion, il miliardo più veloce, un po' in contrapposizione a quel famoso libro di Paul Collier, The Bottom Billion, cioè il miliardo, che resta in fondo, in cui appunto si parla della rivoluzione economica africana. Io non voglio aggiungere altro perché sarà lei a spiegare che cosa si intende, che cosa intendono per rivoluzione economica africana. E poi abbiamo qui con noi, e la ringrazio di essere qui, Enrica Chiappero Martinetti, professore ordinario all'Università di Pavia, dove insegna economia politica e povertà, sviluppo e disuguaglianze, esperta quindi di economia, dello sviluppo, è stata anche vicepresidente dello Human Development Capability Association, un'associazione che riunisce economisti, diciamo, in base a quella che è l'idea appunto dello sviluppo umano basato sulle capacità, inizialmente portata avanti da Amartya Sen, e che quindi, diciamo, il cui ruolo questa sera sarà di interpretare in chiave anche critica, se vogliamo, la relazione che andremo a sentire. Quindi io lascio la parola a Yvonne Mango, poi naturalmente alla fine ci sarà spazio per delle domande. Noi abbiamo una delle ONG che hanno aderito a questo ciclo che si è prenotata per un intervento programmato alla fine, cioè diciamo all'inizio, scusate, del dibattito, e poi naturalmente ci sarà spazio per tutti per fare domande e discutere. Grazie. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the co-authors of The Fastest Billion, I'd like to welcome you to this event and thank my hosts for inviting us to speak to you on our view on Africa. Bene, io buonasera a tutti, vi ringrazio anche da parte di tutti gli altri autori di questo libro, ringrazio chi mi ospita e appunto ringrazio tutti voi che siete venuti qui questa sera per sentir parlare dell'Africa. Okay. This is the book we'll be speaking to, and for those of you who are interested after the presentation that's over, it's available on Amazon or on Kindle, and I'll just go straight into the presentation. Questo è il libro di cui vi parlerò, appunto, per quelli di voi che poi sono interessati, è disponibile anche su Amazon e anche in versione elettronica, quindi adesso passo alla presentazione. Okay, great. All right.
All right, the fastest billion basically is a play on the term the bottom billion, which most of you have heard of from the Collier book. Billion being Africa's 1 billion people, and our view that Africa will be the fastest growing continent in the next 3 to 4 decades. The fastest billion è appunto un gioco di parole sul bottom billion, quel libro di Paul Collier di cui molti di voi avranno sentito parlare. Il miliardo a cui ci si riferisce è il miliardo di abitanti dell'Africa, e noi lo definiamo il più veloce perché ci aspettiamo che l'Africa sarà il continente che avrà la crescita più rapida nei prossimi 3-4 decenni. If you look back past 200-300 years, we've seen an economic transformation happen globally that started off with the UK, and as following that you had the likes of Germany borrowing from the United Kingdom's technology and going through its own economic transformation in the 19th century, that was followed by Japan in the 20th century and the last 30 years in China. Allora, se noi risaliamo indietro nel tempo, negli ultimi 2 o 3 secoli, vediamo che c'è stata un'enorme trasformazione economica, iniziata con la rivoluzione industriale in Inghilterra, proseguita con lo sviluppo della Germania, e infine l'ultimo capitolo di questa trasformazione economica globale è la crescita della Cina. We believe going forward, Africa will be one of the last regions in the world to go through this period of economic transformation. And most importantly, we think the period of transformation has been accelerated through the demonstration effect. So Africa, simply by borrowing the technologies of other regions, can achieve this growth or transformative growth in a faster period than we've seen previously. Noi crediamo che l'Africa, appunto, sarà l'ultima area del mondo a sperimentare questa crescita economica, e il punto è che la crescita dell'Africa sarà più rapida di quella degli altri continenti per l'effetto emulazione, cioè importando la tecnologia che è stata sperimentata in altri contesti, l'Africa potrà avere una crescita molto rapida. Now, what's happened over the past 15 or so years that we haven't seen previously in Africa? Well, particularly from the beginning of this millennium, we saw growth double in the sub-Saharan region in particular. This is following 2 decades of sluggish growth in the region, and that came as a result of certain macro policy changes that happened in the region. Allora, noi abbiamo iniziato ad assistere ad una trasformazione dall'inizio del nuovo millennio. È iniziata una fase di crescita, la crescita è raddoppiata, e questo diciamo è stato stupefacente se comparato al fatto che l'Africa invece veniva da 2 decenni di crescita molto debole. Questo è dovuto al cambiamento di determinate condizioni macroeconomiche. One of those changes was an improvement in government finances. So if you look at the debt positions, particularly of African countries, you saw a significant decline in debt, particularly in the first decade of this millennium. A large part of that was, of course, due to the cancellation and forgiveness in debt in several countries that range from Ghana to as far as Uganda, as well as Malawi in sub-Sahara. And as a result, you saw debt levels drop to as low as 30% of GDP in periods of 2007 and 2008. While at the same time, if you look at the G7 countries in the red line behind me, you saw debt accelerating during that period. Allora, uno di questi fattori è il miglioramento delle finanze pubbliche. In particolare i paesi dell'Africa subsahariana hanno sperimentato una discesa molto rapida del rapporto tra debito e PIL, come vedete in questo grafico. Buona parte appunto di questo declino del debito è dovuto al fatto che il debito è stato cancellato in molti paesi, e questo ha interessato paesi in diverse aree del continente, dal Ghana all'Uganda al Malawi, e questo ha fatto sì che il debito sul PIL ha raggiunto una proporzione nel 2007-2008 del 30%, mentre nello stesso periodo, come si vede in quella linea rossa, il debito delle nazioni, degli stati avanzati, industrializzati, è cresciuto. That cancellation in debt came through as a result of certain policy changes within the region. One of those, of course, was the reduction or the improvement in the budget positions of a lot of these countries. So we saw a lot of African countries do a lot more in terms of reducing their budget deficits. For the commodity-rich countries in particularly the oil exporters, we actually saw them create savings by creating budget surpluses.
As a result of those policies, you saw the cancellation. So if you look at the graph behind me in the bars, you can see that during the period 2005 to 2008, we had positive balance on average in sub-Saharan Africa in terms of the fiscal balances. Questa, la cancellazione del debito è stata resa possibile da determinate politiche che sono state adottate dai governi africani. In particolare, molti governi africani si sono molto sforzati di migliorare la situazione delle finanze pubbliche in termini proprio di deficit, di avanzo o disavanzo pubblico, tanto che molti paesi hanno sperimentato, come si vede, tra il 2004 e il 2008, un avanzo, cioè hanno fatto risparmi. Questo ha riguardato soprattutto i paesi esportatori di materie prime e in particolare di petrolio, mentre anche qui appunto vedete il confronto con i paesi industrializzati. In addition to changes or improvement in macroeconomic policies that helped strengthen growth, we also had some other developments take place in the region, and one of those of course is China. So there was there has been a significant increase in trade with China, and of course that's due to the increasing demand from China for Africa's commodities, and that ranges of course from oil right across to the metals and minerals. And as you can see from the slide, most of that growth has been in sub-Saharan Africa, and on the back of that we've seen significant growth, particularly from the big export commodity exporters in the region. Al di là di questi mutamenti dovuti alle politiche, ci sono stati mutamenti dovuti a fattori esterni. Uno di questi, uno tra i principali, è il ruolo della Cina nel commercio con l'Africa. C'è stato un boom del commercio tra la Cina e l'Africa, come si vede in questo grafico, un boom soprattutto alimentato dalla domanda cinese per le materie prime africane, materie prime diversissime, dal petrolio ai minerali. To China's surprise, this continues to baffle them, Africa runs a trade surplus with them. So Africa is presently exporting more in dollars to China than it is importing from China, despite the flood of imports you find in any market you go to, ranging from Abidjan in West Africa to Nairobi in Kenya. So on that front, it's helped significantly improve savings on the current account side in several countries, particularly the commodity exporters. You've had current account surpluses that have helped stabilize currencies in that part of the world as a result of this trade relationship. Forse un po' con sorpresa per i cinesi, l'Africa ha un attivo commerciale con la Cina, cioè l'Africa esporta in Cina più di quanto non importi. Malgrado chiunque vada in un mercato africano da Abidjan a un'altra città possa vedere che ci sono numerosissimi prodotti cinesi disponibili che vengono importati in Africa. Questo ha permesso una stabilizzazione delle valute, cioè la disponibilità di valuta straniera ha aumentato i risparmi dello Stato e le riserve valutarie degli Stati, permettendo quindi una stabilizzazione delle valute degli Stati africani. One of the ways that China is trying to change this or to narrow this trade surplus, ultimately they'd like to have a trade surplus with Africa, is by extending cheap loans to African countries, particularly with regards to infrastructure, in the hope that African countries will buy more goods from China, particularly infrastructure related, which is what you're already seeing in the case of Africa. So they are trying to narrow that trade surplus situation, but that just tells you the how the relationship with China is broadening just beyond sending merchandise goods to each other. It's becoming a more of an infrastructure-related relationship, and on the services side, China is trying to export more to the African continent. Sì, la Cina sta cercando di ridurre il surplus commerciale dell'Africa nei suoi confronti, vorrebbe appunto creare invece un surplus di esportazioni verso l'Africa piuttosto che di importazioni. Uno dei modi in cui lo sta facendo è quello di dare un facile accesso al credito ai paesi africani, soprattutto per la realizzazione di infrastrutture, quindi sperando che dando prestiti a tassi molto bassi ai paesi africani, i paesi africani impieghino questi prestiti per costruire infrastrutture, quindi per acquistare
beni cinesi nel campo delle costruzioni. E quindi, come vedete, la relazione tra l'Africa e la Cina si sta estendendo oltre all'aspetto semplicemente dell'acquisto e della vendita di beni, sta diventando qualcosa che coinvolge anche molto il settore delle infrastrutture. We've talked about macro reforms over the past 15 years. We've talked about trade with China, which has grown in leaps and bounds. Investment has been another reason why we've seen growth, significant growth in Africa. Noi abbiamo parlato allora delle riforme di politica economica, abbiamo parlato del commercio con la Cina. Un altro dei fattori che ha avuto un impatto significativo sulla crescita economica africana sono gli investimenti esteri. And just to talk in relative terms, while in dollar terms, FDI may not be as significant, or foreign investment may not be as large as it is in other parts of the developing world in particular, the FDI a lot of African countries is getting as a share of GDP is substantial. I'm talking about countries in West Africa, for instance, countries like Sierra Leone, which are new commodity exporters producing the like of iron. Their FDI is well in excess of 20% of GDP on the back of their minerals. If you compare that to an emerging market economy, most of that will be less than 10% of GDP. So just in terms of significance relative to the size of these economies, foreign investment has been significant in recent years. Allora, anche se gli investimenti esteri in Africa in termini assoluti, se noi guardiamo, come dire, la quantità di dollari che viene investita, non sono cifre enormi, specialmente se le compariamo con le cifre di investimenti nei paesi sviluppati, sono molto significative se le rapportiamo alle dimensioni delle economie in cui si va a investire. Penso ad esempio a piccoli paesi dell'Africa occidentale che sono esportatori di materie prime, come ad esempio la Sierra Leone. In questi paesi si arriva a un rapporto tra investimenti esteri e PIL del 20%, quindi gli investimenti esteri hanno un grosso peso sull'economia nazionale, tant'è vero che se voi guardaste lo stesso valore investimenti esteri su PIL per altri paesi in via di sviluppo, sarebbe quasi ovunque inferiore al 10%. Quindi quello che conta è come dire, la dimensione relativa sulla grandezza dell'economia. So what's driving this foreign investment? And yes, commodities is a big part of the story, that we can't deny. Nigeria is probably the biggest destination of foreign investment in Africa today. And a big reason, of course, is oil. If you look at how much has been made in terms of oil production, the dollar value in recent years, the acceleration, particularly from 2004, from around $50 billion, this is in 2011 dollars, to close to 250. You have seen a multiple fivefold increase in the amount of oil revenues coming into the continent. Sì, allora non si può negare che buona parte di questa crescita e buona parte degli investimenti diretti esteri siano legati all'esportazione di materie prime. Ad esempio, la Nigeria, che è il primo, che è la prima destinazione di investimenti esteri in Africa. Una grossa parte di questi investimenti sono legati al settore petrolifero e voi qui vedete il valore in dollari della produzione annuale di petrolio ha avuto un'impennata dal 2000 in cui era quasi al 50%, siamo arrivati oggi a più di 200 miliardi di dollari. The good news is that there's more oil production coming through. So I'm sure you've heard of recent discoveries. Ghana just started producing oil in late 2010, and they're expected to produce around 120,000 barrels per day peak this year. But there are more discoveries suggesting that we're going to see more oil production come through from Ghana going forward. In East Africa, there have been new discoveries, Uganda being one of them, in the Lake Albert Basin. Production is expected to start there in the next 3 years. Kenya made a significant discovery last year. It hasn't yet been established whether it's commercially viable, but the chances are very high, and that extends into the rest of the East African region, particularly southern Tanzania, into northern Mozambique. So basically, the message I'm giving you is that the potential in terms of oil production is significant, and that explains why investment or significant investment continues to come from developed world countries, including any of Italy, into Mozambique,
into the oil production sector, and most of that from sub-Sahara. Sì, allora la buona notizia è che ci sono ancora molte riserve petrolifere non sfruttate e che ci si aspetta una crescita notevole della produzione di petrolio in Africa. Ad esempio il Ghana ha iniziato da poco a produrre petrolio e potrà avere una produzione di 200.000 barili al giorno. Ci sono state delle scoperte in Africa orientale, l'Uganda, nel bacino del lago Albert, dove probabilmente inizierà la produzione in 3 anni. Ci sono state delle scoperte in Kenya, dove si vede, diciamo, dove si sta ancora studiando se siano commercialmente, se si possano sfruttare commercialmente questi giacimenti o no, e quella è una zona con molte riserve anche nel sud della Tanzania, nel nord del Mozambico, un'area in cui quindi molti stanno investendo, e gli investimenti stanno crescendo proprio perché c'è ancora molto potenziale non sfruttato. Tra le imprese che stanno investendo, ad esempio in Mozambico, c'è l'Eni. In addition to oil, of course, you've also got new mining projects coming on stream. Show a slide here that shows you the new or the projected iron ore projects that are expected to come on stream over the next 10 years, which is quite substantial, suggesting that we're going to continue to see more investment come into the region related to metals as well as oil. Un altro settore che attrae molti investimenti è quello dei minerali. Qua voi vedete tutti i progetti per l'estrazione di ferro, di minerali ferrosi, che sono progetti che sono già, come dire, già stati studiati, che verranno iniziati nei prossimi 10 anni, e questa sarà un'altra fonte di, ed è già tuttora una fonte di investimenti esteri nella regione. But before you start thinking the whole investment story in Africa is commodities related, I show you in the next slide that it's mining has not been the extractive industry has not been the biggest driver of growth in Africa. Ma prima che voi iniziate a pensare che il discorso sulla crescita africana è solo legato alle materie prime, voglio mostrarvi questa slide in cui si vede che l'industria estrattiva non è stata il principale settore trainante della crescita in Africa. We looked at about 11 countries, I think it was, which make up around 78% of the continent's GDP. According to them, those countries, over the past or the first decade of the past millennium, half of the growth we've seen in that region has been due to services alone. Allora, noi abbiamo condotto uno studio su 11 paesi che all'incirca contano per il 78% del PIL di tutta l'Africa, e abbiamo visto che dall'inizio del millennio metà della crescita economica di questi paesi è stata generata dal settore dei servizi. That of course includes your telecommunications. As you know, Africa has surprised the world in terms of the huge take-up in mobile telephony. In the case of Kenya, you've heard about the M-Pesa program whereby people use their phones to transfer money, which has been significant. We've heard estimates of around 60% of Kenya's GDP is transacted through people's phones alone. Ad esempio, per fare un esempio di cosa si intende per settore dei servizi, le telecomunicazioni sono uno di questi. Cioè, l'Africa ha sorpreso tutto il mondo per il boom che c'è stato nel settore delle telecomunicazioni. Pensiamo ad esempio ad un paese come il Kenya, dove è stato creato un sistema per trasferire i soldi, un sistema di money transfer che funziona attraverso il cellulare, e attualmente il 60% del prodotto interno lordo del Kenya transita attraverso questo sistema. So I speak to telecoms on the next slide, which shows you the number of mobile subscribers or the substantial growth, the penetration rate. A large reason for the growth, of course, has been the fact that landline infrastructure has been so poor. But nevertheless, no one expected. I think there's a famous quote from a minister in the government of Nigeria in 96 and said, the mobile telephone will always be exclusive to the wealthy. It will never be a mass product. And if there's been a success story for any telecommunication company in Africa, it's MTN. And Nigeria has been the market where they've made most of their money. So that just speaks to the success of this product in the region. Sì, allora questa slide vi mostra la crescita che ha avuto il settore delle telecomunicazioni in Africa. C'è una citazione celebre di un ministro nigeriano che si fa sempre in questi casi, che nel 96 disse che la telefonia mobile sarebbe stata riservata ai ricchi,
in Africa. E in realtà è stato completamente sconfessato, tanto che una delle storie di successo maggiori nel settore delle telecomunicazioni, che è quello della compagnia MTN, ha proprio costruito il suo successo sulla Nigeria. Naturalmente molta di questa della diffusione dei telefoni cellulari in Africa è stata dovuta al fatto che invece le linee terrestri sono molto, molto carenti. Banking is the other area where we've seen significant growth. I've mentioned M-Pesa in Kenya. One of the reasons our lead author of the book, Charles Robertson, thinks banking still has significant room to boom in the continent is that it's an under-leveraged continent. If you look at the private sector debt as a share of GDP across these countries on the slide, you see most of the Western countries, the US, the United Kingdom, are over 180% of GDP. And the African countries have relatively low debt levels. So there's still a lot of scope for private sector to be built up, and as on the back of that, for growth to come from that, as compared to what we're seeing in the over-leveraged West. Sì, un settore che ha ancora molto spazio per espandersi è quello bancario. Noi nel libro appunto si parla proprio di questo fatto, cioè che l'Africa è un paese con un indebitamento privato ancora bassissimo. Se voi vedete su questo grafico, vedete che i paesi con l'indebitamento privato, e si parla sia di famiglie che di imprese, più alto sono i paesi sviluppati, i paesi occidentali, mentre i paesi africani hanno un livello di indebitamento molto basso, e questo sicuramente apre la strada in futuro alla crescita del settore privato, che è solitamente associata ad un aumento dell'indebitamento e quindi a una crescita del settore bancario. The other reason we think Africa is exciting is its demographics, its young population. We've got a large, very young population in Africa, which will potentially serve as a significant labor force going forward, particularly as the cost of labor increases in traditional areas of that supplied labor, like China. So the young population, we think, is a significant potential for the region. Un altro fattore che noi crediamo sia molto importante per l'Africa è quello demografico. L'Africa ha una popolazione giovane in espansione. E questo è sicuramente un elemento a favore, un elemento di forza per l'Africa, perché questa popolazione può fornire manodopera per la crescita economica, particolarmente in un periodo in cui il costo della manodopera nei paesi sviluppati va aumentando, e quindi nel futuro questa espansione della popolazione giovane in Africa può fornire invece manodopera. So if we look at, for instance, South Asia on the slide behind me, which has probably the biggest population of 15 to 24-year-olds, that's expected to start falling off in the next 15 to 20 years. The one region in the world that's still showing expansion of that particular group of young people is sub-Saharan Africa, as you can see there. So speaking to our story of demographics. Come vedete in questo grafico, l'Asia meridionale, che è l'area del mondo in cui in numeri assoluti la quantità di giovani tra i 15 e i 24 anni attualmente è più alta, sperimenterà però nei prossimi decenni una diminuzione della popolazione all'interno di questa fascia d'età, mentre l'unica area del mondo che continuerà a sperimentare una crescita della popolazione giovane è l'Africa subsahariana. Education is probably the next area to build when it comes to demographics. So it's all well and good having a young population, but are we educating them? I think, yes, the answer to that is correct. We're seeing a higher case of enrollment, both at primary and secondary school level. Quality, yes, may be debatable and an issue, but if we look to where Mexico was in 1975 and the likes of Turkey, we believe with where they were at then, or today, where Mexico and Turkey were in 1975. And then if you recall that that was the time when industry was relocating to those countries, taking advantage of that young, more educated labor force. And we think Africa is positioned going forward to start attracting investment, labor-intensive investment. Sì, allora un altro fattore quando si parla dell'aspetto demografico è naturalmente quello dell'istruzione, perché tu puoi avere un'ampia popolazione giovane, ma se non è istruita, diciamo, devi istruirla. L'Africa cosa sta facendo in questo
in questo campo. C'è effettivamente un miglioramento, noi assistiamo ad una crescita dei tassi di arruolamento nella scuola primaria e nella scuola secondaria in tutta l'Africa. Se noi guardiamo questo grafico vediamo che l'Africa oggi, in termini appunto di tasso di frequenza della scuola, è pressappoco allo stesso livello in cui erano il Messico e la Turchia nel 1975. Ora, quello è stato il momento in cui Messico e Turchia hanno iniziato ad attrarre investimenti esteri per investimenti economici labor intensive, cioè che hanno bisogno di tanta forza lavoro. E questo noi crediamo che possa essere appunto il prossimo stadio dello sviluppo africano, cioè quello di ricevere investimenti dall'estero che implichino l'arruolamento di una grande forza lavoro. The other development or change we're seeing in the region is the ease of doing business. The World Bank has this ease of doing business indicator whereby they benchmark countries and rank them according to the reforms they've made, whether it's the number of days to start the business, how many days it takes to export or import a good. And some of the top reformers in recent years have been from African countries. 2 years ago, Rwanda in East Africa was the top reformer in the world. Reforms such as those in African countries are basically standing out to the investment community that these countries are open to business. So we believe business reforms will allow for a transition from Nigeria, as we'll give an example up there, to Mauritius. Un altro fattore chiave appunto nello sviluppo è quello della facilità di fare business, di fare impresa, diremmo noi. La Banca Mondiale ogni anno pubblica una classifica che si chiama Ease of Doing Business, nella quale, mettendo assieme diversi indicatori, classifica i paesi in base alla facilità di iniziare un'attività economica. E i paesi africani negli ultimi anni si sono trovati spesso ai primi posti di questo elenco. 2 anni fa il Ruanda è stato addirittura il primo classificato per facilità appunto di creare business. Questo naturalmente è un segnale agli investitori esteri, con cui si dice: guardate che in questi paesi si può investire, perché c'è, come dire, un ambiente favorevole per il business. I fattori di cui si tiene conto sono, ad esempio, quanti giorni ci vogliono per aprire un'attività, oppure quanti giorni ci vogliono per importare o esportare delle merci. While walking to the presentation, or to the presentation, we met a gentleman at our hotel. He's Italian, who does some business in Lagos, Nigeria, and he made a common remark about Lagos and how challenging it is to do business there, despite their attractive returns. The good news is Nigeria is also reforming, so hopefully it will get up in terms of the ranking, and that will just make it a more attractive place to do business. But if you look at the next slide, we show, for example, Mozambique in terms of the number of days it takes to start a business. In 2004, it took over 150 days just to open up a business in the case of Mozambique. Now that's dropped to less than 20. If you look at a country like Congo, the Republic of Congo, they've gone the other way. And that's the challenge with all producing countries, is that there's less inclination to reform those countries. But the good news is that there are more Mozambiques in Africa than Congos. Sì, allora, proprio mentre preparavo questa presentazione in albergo, ho incontrato una persona che ha degli investimenti a Lagos in Nigeria, che si lamentava di quanto è difficile investire in Nigeria. Diciamo che però si stanno facendo delle riforme anche in Nigeria, sta diventando più facile con l'andare del tempo. Come voi vedete da questo grafico, dove le linee rosa sono quelle che indicano quanti giorni ci volevano per avviare un'attività nel 2004 e quelle grigie quanti giorni ci vogliono per avviare un'attività oggi, vedete che ci sono paesi come il Mozambico dove sono state attuate riforme per cui nel 2004 ci volevano 150 giorni per aprire un'attività, oggi ce ne vogliono meno di 20. Certo, abbiamo anche paesi come la Repubblica del Congo che sono andati nell'altra direzione, cioè dove prima ci volevano meno giorni di quanti ce ne vogliono adesso. E questa
è la sfida dei paesi produttori di petrolio, come la Repubblica del Congo, cioè paesi che possono contare su degli introiti dall'esportazione di materie prime sono meno inclini ad attuare riforme economiche. Ma la buona notizia è che in Africa ci sono più Mozambico che Congo. The other positive which we haven't touched on right now is political change. So if you compare what's happened over the past, or if you look at what's happened over the past two decades, we have a lot more democracies and less instability in Africa. That has significantly helped the upward mobility. Yes, you are going to get pockets of instability or exceptions. You've got your Somalias and your Malis, but today those are exceptions, they're not the norm. Un altro elemento è quello dei cambiamenti politici che ci sono stati. Quindi nell'ultimo decennio molti paesi africani si sono democratizzati e si sono quindi di conseguenza stabilizzati. Certo, ci sono ancora delle sacche di instabilità, ci sono paesi interi come la Somalia o come il Mali che sono instabili, ma queste adesso sono l'eccezione e non sono più la norma. So if you look at where most Africans live today, most of them live in democracies. If you look at the next slide, so you have your South Africa, which is probably one of the best examples of a strong democracy in Africa. You've got your weaker democracies such as Nigeria. There are some autocracies left. Swaziland is probably one of the worst ones in Southern Africa. It's considered a strong autocracy, as well as the likes of Angola, which is a weak autocracy. But today, those are more dwindling number of countries. Most countries are moving towards democracy, which is helping this transition of growth, transitional economic transformation that we're seeing in the continent. Sì, allora noi da questo grafico vediamo dove vivono la maggior parte degli africani. Vediamo che la maggior parte degli africani oggi vivono in paesi democratici, certamente con regimi diversi. Noi abbiamo paesi compiutamente democratici come il Sudafrica, abbiamo democrazie invece deboli, ancora problematiche come la Nigeria, abbiamo ancora regimi autoritari come lo Swaziland e anche regimi autoritari deboli, cioè appunto autocrazie fragili come ad esempio l'Angola, però la tendenza va verso la diminuzione dei regimi autoritari ed un aumento delle democrazie, chiaramente è una tendenza che aiuta lo sviluppo economico. And something else just to speak to, which our lead author, Charles Robertson, has done some research on, he believes that at over $10,000 per capita, a democracy does not die. So as we're seeing growth accelerate in the region, particularly those countries that are growing at around 7% for a decade, that allows the GDP to double, per capita income, particularly as population growth slows, is also accelerating or growing at a faster rate. As we start approaching the $10,000 per capita mark, you start to see democracies become more entrenched. So this growth story is helping translate into a more politically stable environment in Africa. Sì, allora, uno degli elementi, degli aspetti su cui Charles Robertson, il curatore di questo volume, ha fatto ricerca, riguarda il fatto che tendenzialmente i paesi che hanno un reddito pro capite superiore ai $10,000 all'anno sono democrazie più consolidate, più forti delle altre. Quindi questi due discorsi della crescita economica e della democrazia vanno di pari passo. Nei paesi in cui c'è stata una crescita economica, una crescita del PIL, siccome c'è stato anche una tendenziale diminuzione della fertilità, cioè del tasso di crescita demografica, c'è stato anche un aumento del PIL pro capite. E più noi ci avviciniamo a questa soglia dei $10,000 annui, più ci avviciniamo ad una soglia in cui come dire, la situazione socio-economica aiuterà la democrazia a consolidarsi. E quindi appunto questi due discorsi si tengono assieme. That brings me to our next point, corruption, which of course is a concern for investors, particularly from the West, about doing business in Africa. They're concerned about high levels of corruption. On this graph, we show a relationship between a corruption index and per capita income. The positive story it's telling us is that as a country's per capita income improves, the incidence of corruption drops. I guess what you're seeing is the development of a much more empowered electorate,
a growing middle class that is demanding more accountability from their government, and as a result, you see a slowdown or a decline in the levels of corruption, particularly if it's much more broad-based increase in per capita income. So I'm talking about countries that have less inequality than others. But the positive story is that as per capita income improves, which is what we're seeing in the case of Africa, your incidence of corruption declines. Sì, un altro elemento di cui bisogna parlare è la corruzione, che naturalmente è un grosso problema ed è uno dei problemi più grossi che gli investitori in Africa si trovano ad affrontare. Noi vediamo che c'è una correlazione diretta tra la crescita del PIL pro capite e la diminuzione della corruzione, cioè più aumenta il reddito pro capite più diminuisce la corruzione. Questo è quello che si vede in alcuni paesi africani. Naturalmente io sto parlando, questo lo si vede di più in quei paesi che hanno una crescita meglio redistribuita, quindi quei paesi in cui ci sono meno disuguaglianze, si forma una classe media, si forma un'opinione pubblica che richiede accountability, cioè richiede responsabilità delle proprie azioni alla classe politica, e quindi, come dire, questo corrisponde ad una generale diminuzione della corruzione. Now this brings us to our outlook for Africa in terms of our growth forecast and what makes us believe that we're going to move from being a $2 trillion economy today to a $29 trillion economy in 2050. Now, economists typically, or some, I shouldn't generalize, when they're trying to forecast going forward what growth is going to be, tend to be backward looking. Now, if you were sitting in the year 2000 and you're looking at the growth performance of the previous two decades, that's the 80s and 90s, you'd have expected Africa to grow 2 to 3%. As you can see, given the history there, you wouldn't have expected much of the region going forward. But as you've seen over the next 15 years following 2000, we have seen growth double in the region and accelerate. I don't know if you recall that 2000 Economist cover, which called my continent the hopeless continent. And I guess they were looking at the previous two decades of growth. Late last year, The Economist came out and recanted that view and released that new cover, Africa Rising. So you see a total turnaround of the view of a rather conservative newspaper in terms of their perception of Africa. Sì, allora veniamo alle previsioni della crescita economica. Che cosa ci fa dire? Che cosa fa dire a noi che l'Africa passerà dall'essere un'economia da 2.000 miliardi di dollari di reddito di PIL aggregato oggi ad un'economia da 29.000 miliardi di dollari nel 2050, è il fatto che appunto ci sarà, che noi guardiamo avanti e guardiamo allo sviluppo, cioè alla crescita dell'economia, mentre solitamente le previsioni si fanno guardando al passato. Un esempio di questo è appunto l'Economist, che nel 2000 pubblicò un numero, di questo ne abbiamo già parlato tra l'altro negli incontri scorsi, pubblicò un numero in cui il mio continente veniva chiamato il continente senza speranza. Perché? Perché loro formulavano una previsione basandosi su quello che avevano visto nei due decenni precedenti, e quindi guardando al passato effettivamente nel 2001 non si poteva aspettare una grande crescita economica in Africa. In realtà, come noi abbiamo visto, proprio dal 2000 c'è stata la svolta ed è iniziata una forte espansione economica in Africa, tanto che un giornale piuttosto conservatore come l'Economist ha dovuto cambiare la sua percezione e pochi mesi fa ha pubblicato questa copertina in cui si definiva l'Africa il continente in ascesa. Now, our thesis is this. If you just look at Africa today, we think it's following what India was 20 years ago. So on the next particular slide, though it may look complicated with all those lines, basically what we've done is mapped sub-Saharan Africa's growth trend since 1980, put that over India's growth trend since 1960. So basically we believe sub-Saharan Africa is today what India was 20 years back. Sì, diciamo, quello che noi pensiamo è che l'Africa subsahariana possa attraversare una periodo di crescita, di sviluppo economico simile a quello che ha attraversato l'India, e c'è un gap all'incirca di 20 anni tra queste due economie. Quello che noi abbiamo fatto in questa slide, e mi scuso
se sono un po' difficili da interpretare, da vedere tutte queste slide, è stato di sovrapporre la crescita economica dell'Africa dal 1980 alla crescita economica dell'Africa dal 1960, e noi vediamo che hanno un andamento simile. Quindi possiamo dire che oggi l'Africa è praticamente al punto in cui era l'India 20 anni fa. So basically, if you just track what India has done the last 20 years, which is what we're now saying we expect Sub-Sahara to do going forward, we expect growth to accelerate. So particularly in the lower income countries in Africa, we expect growth to accelerate into the regions such as 8%. Of course, the middle income countries such as South Africa will see slower growth in the 3% region. So Mauritius around 3%, given that they're much ahead in terms of the development cycle. But generally what we're expecting is an accelerating growth performance on the back of the existing policy reforms I've mentioned and the current investment that's taking place today. Sì, allora quello che noi ci aspettiamo per il futuro è un'accelerazione della crescita, particolarmente nei paesi che hanno un PIL molto basso. Avranno nei prossimi anni una crescita addirittura a tassi dell'8%, mentre naturalmente paesi che hanno già un reddito medio, partendo da un livello più alto, avranno tassi di crescita più bassi, come Sudafrica o Mauritius. Noi ci aspettiamo una crescita intorno al 3%, però appunto quello che ci aspettiamo globalmente è un'accelerazione della crescita basata su quello che io ho detto prima, cioè le riforme che sono state attuate e gli investimenti esteri. Okay, so what does that mean in actual numbers? We give an example of Nigeria, which outside of South Africa is the biggest economy in Africa, if we exclude South Africa. And now, what does that mean in terms of its growth projection going forward? Well, we expect Nigeria's GDP, which today sits at around $290 billion, to exceed that of South Africa by the middle of this decade, so that's the next couple of years. So basically, we're expecting Nigeria to become Africa's biggest economy in the medium term. We expect it to be as big as Italy. That's in Italy's GDP today, so I'm not saying it would be bigger than Italy, but it would be the same size as Italy's economy is today in 2033. So in 20 years from now, Nigeria will be the same size as Italy is today. So this gives you a trajectory of where we expect Nigeria, which is one of Africa's most significant economies, going forward vis-a-vis these other economies. Sì, allora, per fare un esempio, vorrei parlare della Nigeria. Per dare un'idea di quella che è la tendenza della crescita economica, oggi la Nigeria è un paese che ha un prodotto interno lordo di 290 miliardi di dollari. Noi ci aspettiamo, ed è la seconda economia africana dopo il Sudafrica, bene, noi ci aspettiamo che superi il Sudafrica nel 2050 e che, per rapportarla alla realtà italiana, raggiunga l'Italia in termini di PIL nel 2033. So what does that mean? Well, lots will have to develop or happen in Africa to meet this growing economy. So example here we have is an aviation boom. Basically, we expect the number of air passenger traffic to increase significantly by multiple folds, as you can see from our projections. And African countries are going to have to respond, which we're already seeing through bigger airports, more fleets in terms of national airlines. But basically, the demand from air passengers is going to boom on the back of this growth. Sì, quindi questa crescita comporterà molti cambiamenti in diversi campi. Qui, ad esempio, noi abbiamo fatto l'esempio della crescita nel traffico aereo, cioè ci sarà una fortissima domanda nei prossimi decenni di un maggior numero di voli aerei, cioè ci saranno più passeggeri. Voi vedete qui la crescita è vertiginosa, questo vorrà dire che i paesi africani, e già lo stanno facendo, dovranno adeguare gli aeroporti, dovranno adeguare le infrastrutture, ma questo appunto solo per fare un esempio di quanti cambiamenti questa crescita economica comporterà in vari settori. Vehicles. I've already in my lifetime experienced the impact of rising demand for vehicles in terms of the rising congestion. Any of you that have visited Lagos in Nigeria, Nairobi in Kenya, have experienced the traffic jams in those particular cities.
And that, although that may be frustrating, if you sit back, that's actually reflecting a growing or emerging middle class in those economies. A lot of those cars are secondhand vehicles. They're procuring from the likes of Dubai that are selling secondhand Japanese cars. But that's speaking to you to a growing consumer group that's demanding more and more goods. And that one, these are one of the projections in terms of numbers of where vehicle sales are going to go over the next few decades. Sì, oppure pensiamo alle automobili. Questo è un grafico che, come dire, in cui si vedono le nostre proiezioni nella crescita di vendita dei veicoli in Africa. Chiunque di voi sia stato in una grande metropoli africana, da Lagos a Nairobi, ha fatto esperienza di quanto terribile sia il traffico. Ora, se da un lato questo è frustrante, dall'altro vi fa capire come ci sia una classe media che cresce, perché per comprarti una macchina devi avere un determinato reddito, e questo vi fa capire come c'è appunto una classe di consumatori che cresce, che quindi può permettersi di comprare beni di questo tipo, e queste sono appunto le proiezioni nella crescita delle vendite di auto. And just finally, we leave you with a pictorial view of what we expect the makeup of Africa to look like in 2050. That's your African countries relative to each other in terms of GDP size. Nigeria, as I highlighted earlier, will dominate as the biggest economy in Africa. Actually, South Africa will look significantly smaller than Nigeria. And that, of course, is a result of the much faster growth that Nigeria is expected to achieve over the next few decades compared to the middle-income countries such as South Africa. East Africa, you can see, will begin to stand out, particularly the likes of Kenya and Ethiopia. So those are the countries that will dominate this continent in terms of their economic prowess over the next few decades. Questa è una raffigurazione dell'Africa come potrebbe essere nel 2050, in base a, appunto, alla crescita economica, al potere economico. Quindi noi vediamo che la potenza dominante in Africa sarà la Nigeria. Il Sudafrica sperimenterà una notevole riduzione del proprio peso economico, e crescerà anche appunto l'influenza, l'importanza dell'Africa orientale, in particolare di paesi come il Kenya e l'Etiopia, che in termini economici saranno probabilmente i paesi che domineranno il continente nei prossimi decenni. Okay, and that's it for me today. Thank you. Grazie, questo. Bene, allora io passo la parola alla professoressa Chiappero per i suoi commenti sul discorso molto articolato e molto interessante che abbiamo appena sentito. Posso parlare se, o devo fermarmi? Sì, sì. Per darti traduci, ma posso andare avanti? Non devo... Ok, grazie. Beh, grazie tanto per l'invito. Credo che tutti noi abbiamo avuto modo di apprezzare davvero molto la... interessante, molto chiara esposizione che ci ha fatto Yvonne Mango sulla situazione attuale in Africa. Devo dire anche l'ottima traduzione di Giorgio Musso ci ha sicuramente reso molto, come dire, interessante, ricco di suggestioni questa discussione. Ora, il mio compito quindi è sostanzialmente quello di provare a riassumere alcuni dei punti che sono stati richiamati e di, come sempre succede in questi casi, cercare però anche di aprire un po' il fronte sulle ombre che possono esserci dietro a questa visione assolutamente positiva e ottimistica a cui tutti noi dobbiamo guardare con estremo interesse e con molta attenzione. In effetti devo dire che negli ultimi anni, quantomeno, tutti noi, parlo sia all'opinione pubblica in generale, sia noi economisti, abbiamo concentrato molto l'attenzione sui cosiddetti paesi emergenti, sui BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, immaginando che la storia e anche il futuro dell'Africa subsahariana fosse in realtà una storia completamente a parte. Quindi quando pensiamo allo sviluppo, alla crescita economica dell'Africa, pensiamo a Sudafrica, ma non andiamo molto oltre questo paese. La presentazione di Yvonne Mango, e devo dire il libro che porta davvero tanti dati e tante evidenze empiriche interessanti su questo fronte, ci ha mostrato quanto grande sia il potenziale economico e di capitale umano di
quell'altra parte dell'Africa, quell'Africa subsahariana a cui di solito pensiamo sempre invece in termini piuttosto negativi, come, di una come situazione di difficoltà. Abbiamo visto che c'è stata nell'ultimo decennio una crescita molto forte, grosso modo appunto il tasso di crescita nell'ultimo decennio è stato superiore al 7%. Tenete conto, giusto per darvi un'idea di questi numeri, che gli economisti usano una piccola regola empirica per cui se c'è un tasso di crescita attorno al 7% ogni anno, concretamente vuol dire che il reddito delle famiglie, ammesso che naturalmente tutte possano beneficiare dalla crescita, raddoppia in 10 anni. Ora provate a pensare alla nostra situazione e provate a immaginare nell'arco di 10 anni, che è un tempo breve, il reddito che noi abbiamo a disposizione è raddoppiato. Tanto per fare un esempio, da noi in Italia è successo solo nei mitici anni 60 del boom economico e questo ha significato per noi trasformarci in un paese come dire, sostanzialmente a reddito medio-basso, uscito da una guerra in una situazione di grossa difficoltà, a diventare un paese ricco e sviluppato, di fatto una delle sette prime, all'interno delle prime sette potenze al mondo. Quindi vuol dire veramente cambiare completamente in meno di una generazione lo stile di vita e il tenore di vita. Quindi è chiaro che queste cifre sono molto, come dire, importanti, sono da guardare con molta attenzione. C'è stato detto che quindi c'è questa crescita molto forte, concentrata nell'ultimo decennio, è una crescita stabile, è una crescita sostenuta dai paesi emergenti, però anche diversificando gli scambi e gli investimenti rispetto al passato e rispetto ai partner più tradizionali, in particolare Stati Uniti e Europa. C'è stato, di questo non ne si è parlato, ma questo è un altro dei fattori che di solito viene indicato come una delle ragioni di questo sviluppo, di questa crescita molto forte, una crescita molto alta dei prezzi delle materie prime, in particolare appunto energie e risorse minerarie, che sono cresciute grosso modo 3 volte i prezzi medi di queste risorse rispetto a 10 anni fa. Ed è chiaro che per paesi come i paesi africani che esportano materie prime vuol dire aver accresciuto moltissimo le loro entrate e le loro riserve valutarie. Di nuovo, tanto per darvi un altro elemento di riflessione, tenete conto, è stato stimato grosso modo che un punto percentuale in più di crescita della produzione industriale in Cina determina un incremento di 2 punti percentuali nel prezzo del petrolio e del rame, che sono appunto 2 risorse naturali di cui l'Africa è ricca. Quindi questa ricchezza, questa crescita è anche molto dovuta alla crescita dei prezzi delle materie prime. Ci sono poi altri aspetti che sono stati menzionati, la scoperta di nuovi giacimenti petroliferi, gli investimenti diretti all'estero, una crescita molto forte da parte dei servizi. E questo quindi è il potenziale economico che si è, come dire, consolidato e rafforzato in questo ultimo decennio. Poi c'è un potenziale umano molto forte che ci è anche stato ricordato, per cui c'è una popolazione giovane con un trend demografico in crescita. L'idea è che appunto la popolazione tra i 15 e i 24 anni, quindi le generazioni più giovani, cresceranno tra il 15 e il 20% entro i prossimi decenni, in particolare entro il 2040, e in un momento particolare, perché è un momento in cui questa stessa fascia di popolazione sostanzialmente costante in Nord America è in declino in Europa, come sappiamo, ma è in declino soprattutto in Cina per queste politiche demografiche messe in atto in Cina negli anni passati che producono i loro effetti ora, per cui la loro fascia di popolazione giovane è in forte calo nei prossimi decenni. Questo che cosa vuol dire? Ce l'ha ricordato Yvonne Mango, molta forza lavoro a basso salario, in un momento in cui in Cina invece abbiamo un calo nella forza lavoro, dei salari che pur lentamente ma stanno crescendo e quindi è chiaro che se abbiamo bisogno di forza lavoro a basso costo non possiamo che rivolgerci all'Africa. C'è stato un consolidamento dei sistemi democratici, anche questo ci è stato detto, ancora c'è un processo di urbanizzazione in alcuni paesi, in particolare in Nigeria e in Ghana, che di solito vengono visti positivamente per la crescita perché portano dei vantaggi in termini di efficienza e di costi nella gestione dei trasporti, nella distribuzione di cibo e di servizi e così via.
Quindi grazie a tutti questi aspetti, come dire, abbiamo davanti a noi, vicino a noi, molto vicino all'Europa, e forse davvero è il momento di prestare molto più attenzione di quanto non abbiamo fatto finora a questo potenziale, che è un potenziale per le nostre imprese, per i nostri, è un mercato di sbocco interessante ed importante, è un partner commerciale importante, e forse in un momento come questo di difficoltà per l'Europa è davvero, potrebbe essere davvero utile anche per noi guardare a questo paese, a questo continente in una visione diversa. Quindi tutto questo è quanto di positivo ci è stato esposto e ho cercato velocemente di richiamare. Adesso però permettetemi di fare, come dire, un po' cercare di riportare un po' anche sul tavolo, per favorire la discussione, quali sono alcune sfide e alcuni problemi aperti che vedo e che molti di noi vedono nei confronti di questo continente. Nel libro se ne parla, forse non è venuto fuori molto nella discussione, ma nel libro si parla anche di un deficit che ancora esiste in questo continente per quanto riguarda la dotazione infrastrutturale e i costi ancora troppo elevati. Soprattutto ci sono alcuni punti deboli nel sistema economico africano che riguardano appunto il sistema elettrico e la rete dei trasporti. Questo naturalmente penalizza il tasso di crescita rappresentano naturalmente una necessità urgente, perché se c'è questa crescita, questo sviluppo impetuoso, le infrastrutture sono assolutamente necessarie. Tanto più necessario in un paese che ha il 33% della popolazione che vive in paesi, in stati che non hanno sbocchi sul mare e quindi hanno un bisogno di infrastrutture ancora maggiore rispetto ad altre. Un dato che non ricordo se ho preso questo libro o altrove, ma comunque fa vedere che l'export dell'Africa subsahariana verso il resto del mondo è grosso modo pari al 27% del PIL, quindi è molto importante, ma è solo il 4% dell'export tra paesi africani. Quindi è più facile per loro esportare verso altre parti del mondo che non all'interno del loro continente. E di nuovo questo, lo scambio intra-Stato all'interno dei paesi dell'Africa subsahariana è assolutamente importante perché rappresenta un potenziale di sviluppo. Ci sono poi altre sfide, altri problemi aperti che non ho trovato, non sono menzionate nel libro, ma che credo sia importante tenere in considerazione. Sono tre sostanzialmente le cose che vorrei portare alla vostra attenzione. Il primo è quello che si chiama di solito commodity dependence, cioè questa crescita registrata nell'Africa subsahariana, in generale in Africa, è molto dipendente ancora dalla domanda internazionale e dalle dinamiche internazionali nei prezzi delle materie prime. Queste due cose, la domanda internazionale e la dinamica dei prezzi, sono fattori esterni che non sono sotto il controllo dei paesi africani e quindi in qualche modo possono essere un elemento di vulnerabilità. Cioè, soprattutto in un momento come questo di recessione mondiale, dove anche la crescita cinese è prevista in riduzione nei prossimi anni, non potrà crescere così tanto, così a lungo la Cina, quindi è previsto un calo dopo il 2015, la domanda si ridurranno probabilmente anche gli investimenti diretti all'estero, si ridurranno anche gli aiuti nei confronti dei paesi africani, soprattutto quelli più poveri, e quindi questo potrebbe essere un elemento di vulnerabilità da tenere presente. Alcuni paesi africani, alcuni paesi dell'Africa subsahariana, sono ancora molto dipendenti dagli aiuti e appunto in una fase di difficoltà, di recessione, di crisi economica che sta colpendo la maggior parte delle economie occidentali, anche questi aiuti diminuiscono aumentando ulteriormente la vulnerabilità di questi paesi. Paesi come il Burundi o la Sierra Leone o la Repubblica Democratica del Congo hanno grosso modo il 20% del loro reddito nazionale deriva dagli aiuti oltreoceano, quindi dagli aiuti internazionali. E quindi insomma in questo momento potrebbero essere, non a caso sono forse i paesi meno citati in questo profluvio di dati, perché sono i paesi che attraversano comunque più difficoltà e sono più dipendenti dagli aiuti all'estero. Allora, che cosa vuol dire queste cose? Non voglio in alcun modo mettere in discussione questa visione ottimistica che condivido pienamente rispetto a questi paesi, ma io credo che l'Africa in questo momento si trovi di fronte a una sorta di bivio
dove da un lato c'è la crescita economica che ci è stata presentata, che ci è stata illustrata, dall'altro però c'è qualcosa di più e di diverso, cioè la trasformazione economica di cui l'Africa ha bisogno. Cioè il problema è appunto andare verso un equilibrio pur, come dire, considerevole da un punto di vista economico, ma dipendente da quello che è, quelle che sono le dinamiche internazionali, quindi caratterizzato anche da elementi inevitabili di vulnerabilità o di incertezza, piuttosto che andare nella direzione di un equilibrio stabile, duraturo, di crescita strutturale, che in un qualche modo dipende largamente da queste trasformazioni strutturali, da questi investimenti in infrastrutture che l'Africa saprà darsi. Oltre che naturalmente da una serie di fattori che non sono solo di natura economica, ma sono di tipo istituzionale e politico, e dalle capacità di questi paesi di governare questa crescita per far sì di renderla stabile e duratura nel tempo. C'è poi un secondo elemento non un elemento di debolezza, ma direi di nuovo un elemento di sfida che non deve essere ignorato e che riguarda il problema della povertà e della disuguaglianza. Ora, pure in questa visione positiva e ottimistica, ma l'Africa resta ancora un paese dove si concentrano molte povertà, molte forme di povertà e forme di disuguaglianza tra uomini e donne, tra campagne, tra città, ma soprattutto tra chi riuscirà o chi è riuscito a beneficiare della crescita e chi invece non riuscirà a farlo. Guardavo proprio in previsione di questa serata a quello che è l'ultimo rapporto pubblicato da UNDP, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di sviluppo, sullo stato dell'arte dei Millennium Development Goals. Come forse sapete, nel 2000 la comunità internazionale ha individuato 8 obiettivi del millennio, cioè 8 obiettivi da realizzare entro il 2015, che riguardano aspetti come la povertà, la fame, la mortalità infantile, la mortalità materna, l'uguaglianza di genere, l'accesso alla scuola e così via. Ora, l'ultimo rapporto uscito pochi mesi fa fa vedere che in alcuni di questi obiettivi l'Africa in generale è verosimilmente in grado di raggiungerlo, ma la scadenza nel 2015 è molto vicina, per quanto riguarda per esempio l'uguaglianza tra bambini e bambine nell'accesso alla scuola o una più alta presenza in Parlamento delle donne, la riduzione della mortalità infantile sta riducendosi ma ancora lentamente, la mortalità materna sta riducendosi ma non abbastanza, e poi c'è il problema della povertà, che è un obiettivo che non verrà realizzato in Africa, nel senso che la povertà in Africa si è ridotta dal 56% al 47% nel periodo tra il 90 e il 2008, ma non sarà in grado di dimezzarsi così come era previsto dagli obiettivi del millennio. Quindi, come dire, ci sono ancora dei problemi aperti che riguardano appunto le condizioni di vita da parte delle grandi masse di popolazione di questi stati, e riguarda il fatto che questa crescita impetuosa, se non è in qualche modo guidata, rischia di aumentare la vulnerabilità delle fasce più deboli della popolazione, dei lavoratori che possono essere più vulnerabili perché magari sono più concentrati nei settori informali, perché ricevono più bassi salari, meno tutele, e spesso sono soprattutto donne, proprio giovani, che sono più esposti a questo rischio. Di nuovo, alcune cifre: in alcuni stati africani si stima che l'85% degli occupati siano working poor, cioè lavorino per un salario che non è sufficiente a garantire il loro sostentamento. La crescita genera anche prezzi più elevati, in particolare prezzi dei prodotti alimentari, dei prodotti di prima necessità, e di nuovo questi prezzi più elevati sono insostenibili soprattutto per le famiglie più povere. Quindi in qualche modo sono questi aspetti che devono essere osservati e guardati con attenzione. Quindi di nuovo non è
voler smentire quello che si è detto, ma è, come dire, una necessaria e opportuna attenzione verso queste fasce più deboli di popolazione per fare in modo che tutti possano beneficiare dalla crescita. Allora, c'è questa espressione che di solito si usa per dire che la crescita idealmente dovrebbe essere un po' come l'alta marea, no? Che alza tutte le barche. In realtà, se si osservano i fenomeni di crescita e sviluppo economico nel mondo, si vede che non è sempre stato così. La crescita non solleva tutte le barche, ma in qualche modo crea condizioni di disuguaglianza e rafforza alcune situazioni di debolezza e di povertà. Quindi, di nuovo, non è il problema di, assolutamente, questo non vuol dire negare l'importanza della crescita, ma vuol dire richiedere una particolare attenzione per fare in modo che questa crescita sia una crescita non solo inclusiva, ma che sia una crescita che guarda con particolare attenzione alle ricadute sulle fasce più povere, quella che si chiama una pro-poor growth, cioè una crescita che vada a vantaggio dei più poveri e che quindi non si limiti soltanto a, come dire, aspettare che faccia il suo corso, che prima o poi trasferisca i suoi esiti e i suoi benefici su tutti, ma che fin dall'inizio sia guidata nella direzione di salvaguardare le fasce più povere. Questo vuol dire sostanzialmente fare delle politiche che siano in grado di creare opportunità di lavoro decoroso e remunerato in maniera decente, in particolare per i più giovani, per questo potenziale di forza lavoro che c'è, che è molto forte, di favorire, di garantire a tutti non solo l'accesso alla scuola, ma il completamento alla scuola. Qui c'è un po' di ambiguità. Quando si vuole far vedere che tutto va bene, si dice l'accesso alla scuola e si dice che praticamente è universale, cioè quasi tutti ormai, il 93%, 95% dei bambini e delle bambine ha la possibilità di accedere alla scuola, e questo naturalmente è molto positivo. Se però si va a vedere qual è il livello di completamento scolastico, cioè quanti finiscono la scuola, quindi completano per intero un percorso scolastico, queste cifre sono molto meno ottimistiche. Sono pochissimi i paesi africani in cui il completamento sono solo 6, se non ricordo male, paesi africani in cui i bambini riescono a completare il ciclo di scuola primaria quasi nella loro totalità. Non basta poi la quantità di istruzione, ma naturalmente conta anche la qualità dell'istruzione. E di nuovo qui le differenze sono molto grosse tra stati e stati e all'interno degli stati, tra campagne e città o tra famiglie povere e famiglie più benestanti. C'è un bisogno di investire nelle strutture sanitarie, nell'accesso alle cure, nell'accesso alle cure mediche, ai servizi sociali, all'assistenza sociale, agli schemi di assicurazione e di previdenza lavorativa. C'è bisogno poi di investire in quelle infrastrutture che più direttamente sono utili alle famiglie più povere, quindi l'accesso all'acqua, l'accesso alla strada, all'elettricità, i collegamenti stradali, che sono quelli che ancora sono deficitarie in molte parti dei paesi, in particolare nelle zone rurali. Terzo e ultimo problema, e chiudo, che è un altro big issues che non credo si possa discutere qui, ma che non si può non considerare, riguarda la sostenibilità di questo processo di sviluppo, sostenibilità ambientale di questa crescita impetuosa. Il continente africano, c'è sempre stato detto ed è vero, è estremamente fragile e vulnerabile nei suoi ecosistemi, nel suo equilibrio, come dire, geologico, morfologico e di dotazione di capitale naturale. E bisogna, come dire, preservarlo e essere molto attenti nel fare in modo che questa crescita impetuosa non vada a detrimento di non rischi di aumentare questa fragilità e questa vulnerabilità da parte di questi paesi, di questo continente. In sintesi, e chiudo, è evidente, e credo che tutti noi dobbiamo davvero guardare con estrema curiosità e con estrema attenzione e in maniera molto positiva a questo potenziale di crescita, perché è importante per gli africani, ma è importante anche per noi, perché l'Africa è vicina e perché abbiamo solo da guadagnarci da questa crescita da parte di questo continente. E quindi è importante che davvero prestiamo maggiore attenzione, più di quanto non abbiamo fatto finora, a questo enorme potenziale. Credo sia altrettanto importante però che ci sia fin dall'inizio, forse proprio imparando anche dagli errori che sono stati commessi
nel vecchio continente, così come in Asia, nei paesi emergenti, ci sia una forte attenzione nel cercare di sfruttare e di gestire nel modo migliore possibile questa opportunità, perché non diventi in realtà un elemento di debolezza, di fragilità o di conflitto all'interno di questo continente. Cioè fare in modo che questa chance, questa enorme chance che l'Africa ha in questo momento, sia la base per uno sviluppo duraturo e sostenibile. E perché questo avvenga occorre appunto che queste trasformazioni economiche siano accompagnate da opportune trasformazioni sociali, da meccanismi di modelli di crescita che siano di tipo inclusivo e che sia attento alla preservare e a sostenere le fasce di popolazione più povere e vulnerabili, che ancora oggi rappresentano la quota più ampia, più grande di questo continente. Quindi ottima questa visione, ma appunto cautela e attenzione nel cercare di orientarla nella direzione migliore. Grazie. Allora io raccoglierei un intervento che era già programmato e magari una domanda, e poi lascerei alla fine, siccome vedo l'ora, lascerei una risposta finale che appunto tenga in considerazione tutte le osservazioni che vengono fatte a Yvonne Mango. Quindi prego, se si può presentare, perché mi scusi non ricordo il... Buonasera, il mio nome è Enrico Neri, lavoro per una organizzazione di cooperazione internazionale che si chiama Fondazione Accra CCS, che opera in Africa, America Latina e in Asia da più di 50 anni. Personalmente mi occupo di paesi dell'Africa australe e dell'Asia e parlo qui a titolo strettamente personale, facendo più che un intervento un paio di domande alle due relatrici, che ringrazio. Credo che dai loro interventi sia emerso un aspetto importantissimo che un po' come movimento della cooperazione internazionale a livello mondiale, sicuramente a livello italiano, si cerca di portare avanti da qualche decennio, che è quello di avere un approccio ai temi dello sviluppo nei paesi africani, asiatici e dell'America Latina, improntato a un ottimismo e a una visione differente di questi paesi. Sicuramente la nostra concezione non è quella del hopeless continent, del continente senza speranza, ma anzi ci troviamo sicuramente in sintonia rispetto ad approfittare le opportunità di miglioramento delle condizioni di vita delle persone che vivono lì, che vivono in Asia, che vivono in Africa, che vivono anche in Europa. Vorrei portare una visione che è propria dell'ambiente in cui lavoro, che tenga in conto di alcune dimensioni un po' differenti da quelle che sono state citate, in particolare una lettura della situazione che sia un po' più micro, che parta un po' più dalle condizioni di vita quotidiana della gente, che sono i nostri amici africani con cui lavoriamo quotidianamente, i nostri partners, i nostri parceros, i portatori di interesse nei nostri progetti, contrapposta alla visione molto macro che è stata fin qui delineata. Poi un'altra visione, che è quella delle comunità, dei cittadini, delle persone, rispetto invece a quella del settore privato e dell'economia, ma anche quella del settore pubblico. Noi lavoriamo quotidianamente con le autorità, specialmente con le autorità locali, a volte anche con le autorità centrali, e credo che un nodo fondamentale per coniugare questo sviluppo e renderlo più inclusivo, come veniva prima invocato, è proprio quello di assicurare una buona governance a questi paesi. Un'altra dimensione è quella del passaggio da una concezione che legge delle dinamiche a livello nazionale, regionale, continentale, invece a una dinamiche più propriamente locali, e specie quelle dinamiche relative alle comunità rurali, perché se è vero che l'urbanizzazione è un fattore di sviluppo, è anche vero che a fronte di quel 50% di popolazione africana che attualmente vive in grandi complessi urbani,
ce n'è un altro 50% che invece continua a vivere in una situazione di sussistenza in un'economia normalmente legata all'agricoltura. Ed infine quello che è un po' il nostro lavoro quotidiano, che è quello di leggere la prospettiva dello sviluppo in una chiave più globale, permettetevi questa parolaccia, piuttosto che in una chiave di lettura molto incentrata su un solo continente. Questo perché oggi riusciamo a conoscere in tempo quasi reale cosa succede in tutto il mondo, quindi riusciamo a imparare a fare business facendo tesoro delle esperienze di modelli di sviluppo di altri continenti e di altri paesi, ma possiamo ugualmente avere accesso ad altri modelli, ad altre pratiche, ad altre idee che sono relative a nuove maniere di intendere la convivenza fra le persone, che sono i beni comuni, che sono il problema del vivere bene, in cui altri paesi e non del cosiddetto primo mondo stanno facendo dei percorsi di riflessione molto seri e approfonditi. Leggendo l'introduzione, non ho avuto tempo e me ne scuso, lo farò appena possibile, leggendo l'introduzione del libro The Fastest Billion, non riuscivo a non pensare ad alcune letture dei miei, ahimè, ormai lontani tempi dell'università, e in particolare a quella concezione di un grande pensatore ormai scomparso che si chiamava Francis Fukuyama, che pensava che il coniugare il mercato con la democrazia potesse portare al benessere collettivo e alla fine della storia. L'esperienza diretta nei paesi in cui lavoriamo rispetto a questa domanda, effettivamente mercato e democrazia significano la fine della storia, dice ni, e forse a volte dice anche no, perché come nel leggere i dati di accesso scolastico, quindi delle iscrizioni scolastiche, non si tiene in conto la qualità dell'insegnamento prima ancora del tasso di completamento degli studi, ugualmente quando si parla di democrazia non si tiene conto della qualità di questa democrazia. E forse, perlomeno nei paesi in cui ho il piacere di lavorare, c'è da fare una riflessione un po' amara, che in questo XXI secolo il mercato funziona estremamente bene, forse proprio perché la democrazia è weak e non perché la democrazia sia strong. E magari vedendolo invece un po' in positivo, forse sempre nel XXI secolo, paradossalmente, il mercato funziona meglio in quei paesi dove lo Stato è più forte. E paradosso dei paradossi, ci sono numerosissimi paesi che hanno una tradizione, come dire, cambiata nei fatti ma mai rinnegata nominalmente, di tutti i tipi di socialismo o pseudosocialismo, in cui il mercato funziona ottimamente. Mi venivano in mente proprio a modi di esempio la Cina, è l'esempio più clamoroso, ma anche l'India, se vogliamo rimanere in Africa, l'Etiopia, il Mozambico, la Libia, sono tutti paesi, la Libia ha cambiato regime da pochissimo, ma ha conosciuto durante i tempi del socialismo di Gheddafi una crescita economica veramente impressionante. Quindi arrivo alle domande, chiudo rapidamente l'intervento. Qual è, secondo le relatrici, il modello di democrazia che più è idoneo a uno sviluppo corretto e inclusivo? Questa è un po' una domanda retorica, ma soprattutto come costringere il mercato a sostenere questo tipo di modello. E uso una parola un po' forte, costringere, perché sempre in base a constatazioni sul campo è piuttosto difficile pensare che questo accada motu proprio.
La seconda domanda è relativa proprio al nostro ruolo come attori dello sviluppo della società civile, non profit. Siamo degli orfani felici di una visione caritatevole e assistenzialistica dello sviluppo, è una visione che abbiamo contribuito a sradicare e ne siamo molto orgogliosi insieme ai nostri amici e ai nostri soci africani, asiatici e latinoamericani. E a questo punto, nel XXI secolo, con queste dinamiche mondiali che si delineano, quale diventa il nostro ruolo? La terza ed ultima domanda è come possiamo apprendere non solo a replicare i volumi di crescita che sono stati efficacemente aumentati in paesi che hanno avuto delle esperienze di sviluppo economico di successo, quindi non solo la crescita e i suoi volumi, ma anche a come possiamo imparare a non replicare anche i danni che questo comporta, danni di tipo sociale, di tipo ambientale, ma anche di tipo culturale. Applicando, visto che siamo diciamo agli albori di questa crescita, siamo solamente al primo billion, ma nei prossimi decenni ci saranno probabilmente altri miliardi di persone che cresceranno in maniera rapida, come possiamo fin da adesso pensare a un modello più inclusivo di sviluppo, senza necessariamente andare a cercare ipotesi di decrescita, che pure hanno, come dire, la loro dignità e il loro senso, ma pensando che anche nella crescita, che è quanto mai necessaria nei paesi dove lavoriamo, si pensi sin dall'inizio all'inclusione di quelle che definiamo il bottom of the pyramid, la parte più bassa della piramide. A me personalmente piacerebbe un sogno, che è quello di trasformarmi da tra virgolette esportatore di buoni modelli e buone pratiche verso i cosiddetti paesi via di sviluppo, magari a importatore verso i paesi sviluppati di nuovi modelli più positivi di inclusione. Grazie per l'intervento e la domanda. Io per questione di tempo lascio spazio a una sola domanda, raccomando breve, perché poi abbiamo le risposte, quindi prego. Brevissima, ringrazio le relatrici, specialmente la seconda, di cui mi scusi, dimentico il nome, perché mi ha chiarito tanti dubbi che mi erano sorti, con i suoi punti negativi mi ha chiarito. Allora pongo alla dottoressa Mango queste tre semplici domande. Ha parlato all'inizio di annullamento di debiti e volevo chiedere, sono stati annullati a tutti i paesi dell'Africa o soltanto? Secondo, la Cina sta lavorando molto con l'Africa, ho letto che sta comprando dei terreni, come li compra anche in Amazzonia, per coltivarci, penso, per i propri fini, per i propri scopi. Questo non danneggerà, se continua su questo passo, le popolazioni locali? E terzo, forse questo ultimo signore l'ha accennato, si è visto quel grande incremento che avrà quello sviluppo che avranno il traffico aereo e il traffico su ruota. Pensiamo al grande inquinamento che c'è, non sarà un surplus di inquinamento? A volte vediamo, no, la Cina che naviga nella nebbia, eccetera. E questo mi preoccupa. Grazie infinite. Bene, allora io lascio la parola alle nostre due relatrici per le battute finali e per le risposte. Le sollecitazioni sono state molte, quindi... I'll start off by addressing the challenges and some of the problems you saw, shortcomings within the book. You mentioned infrastructure and the risks of a lack of it, the high cost of infrastructure, of transport infrastructure in particular, and I presume you're speaking of our landlocked countries, as well as energy. Probably the biggest constraint in Africa to date with regards to infrastructure is on the energy front. And yes, it is a big problem. We're at a situation whereby the economic growth is growing faster than the investment in infrastructure.
Sì, allora inizio da quello che ha detto la professoressa, che ha parlato della mancanza di infrastrutture, e la più grave mancanza di infrastrutture sono le infrastrutture energetiche, e noi attualmente viviamo una situazione in cui la crescita economica è più forte degli investimenti nelle infrastrutture. While the actual requirement for annual infrastructure investment is not, basically Africa is not yet meeting that requirement, we are seeing significant developments that suggest that there's promise going forward. So for instance, I've mentioned the engagement of China. I'll pick two examples whereby the engagement is such that China comes in and gets minerals, which is what you're hearing. So in the case of Angola, they're getting oil. In the case of the Democratic Republic of Congo, it's copper. In exchange, they are building some forms of infrastructure. In the case of Angola, a lot of it's come through transport infrastructure. Some of it is more in construction, part of it residential construction. In the case of the Congo, it's transport infrastructure. So what I'm demonstrating is certain models that some African countries are using to try and meet this infrastructure deficit. Sì, quindi c'è un deficit infrastrutturale che l'Africa non ha ancora colmato. Ci sono però dei modi in cui questo si sta facendo. Appunto, io ho parlato dell'impegno della Cina in Africa. La Cina viene in Africa a prendere materie prime, quindi ad esempio in Angola il petrolio, nella Repubblica Democratica del Congo il rame, e in cambio sta costruendo delle infrastrutture, e questo è uno dei modi, ad esempio strade, e questo è uno dei modi con cui l'Africa sta cercando di colmare questo gap infrastrutturale. Probably the most exciting for us is in terms of infrastructure development is in Nigeria. Nigeria has a massive infrastructure deficit. So just to put things in perspective, Nigeria has 1/3 of South Africa's population. Sorry, Nigeria's population is 3 times that of South Africa. However, its energy supply is 1/10 of that of Nigeria. Sì, allora uno degli esempi di crescita maggiore nelle infrastrutture, noi lo stiamo vedendo in Nigeria, però la Nigeria è ancora un paese che ha una grande carenza infrastrutturale. Pensate che ha una popolazione che è il triplo di quella del Sudafrica, ma ha forniture di energia che sono solamente 1/10 di quelle che noi abbiamo in Sudafrica. However, there are indications that there is progress in terms of improving that supply. So I'm not sure if you're aware, but the government late last year divested of its generation and distribution assets to the private sector. So basically, they are privatizing assets because they're realizing they will be more effectively and efficiently managed by the private sector. So you've seen private sector acquire those assets. We expect them to rehabilitate them, invest in them, and for power supply to move forward. But another exciting development in Nigeria, aside from the divestment, is the fact that the investment made by the Obasanjo administration, he's a former president of Nigeria, he came out of power in 2005-2006, his administration invested about $8 billion in the energy sector, in 10 power plants, 3 of which have come on stream over the past year, and the remainder are expected to come on stream over the medium term. But just in simplistic terms, in terms of what it means for Nigeria, power supply is expected to double by 2016 on the back of this investment. And that should have significant implications for growth and the cost of production in that country. Sì, appunto, rimanendo sulla Nigeria, c'è una tendenza appunto verso maggiori investimenti nelle infrastrutture. Ad esempio, lo Stato nigeriano si è accorto che non riusciva a gestire efficientemente la rete elettrica, e quindi ha iniziato un processo di privatizzazione, e noi speriamo che questo porti a una gestione più efficiente del settore energetico. Ma ci sono stati anche dei forti investimenti pubblici sotto un altro punto di vista, perché l'amministrazione Obasanjo, che era il precedente presidente nigeriano, ha investito 8 miliardi di dollari nella costruzione di 10 centrali elettriche, solo la metà delle quali è entrata in funzione. Però diciamo, secondo le proiezioni, la fornitura di energia in Nigeria raddoppierà nel 2016, quindi per effetto di questi investimenti pubblici. So I've mentioned Africa leveraging on its commodities to build infrastructure. I've mentioned the divestment of assets to the private sector, which they recognize will be more efficient at delivering. Thirdly, another way that Africa is seeking to finance infrastructure investment, keep in mind long-term financing has been hard to come by for African countries due to very shallow financial markets. But recently, we're seeing quite a few African countries issue Eurobonds
Zambia was probably the most recent in September of last year, issued a Eurobond, I think, of $500 million. That was over 12 times subscribed, quite substantial, and that is purely to build energy plants and for transport infrastructure. And keep in mind, Zambia is one of the countries you're concerned about, landlocked, surrounded by 8 other African countries, so you can imagine the costs and the logistics of getting goods out of Zambia. It's long-term financing such as that which is expected to ease those costs going forward. Un altro modo in cui i paesi africani stanno finanziando le loro infrastrutture è attraverso l'emissione di titoli di debito. Ad esempio, lo Zambia lo ha fatto negli ultimi anni e insomma c'è stata una notevole sottoscrizione di questo debito. Lo Zambia è il tipico esempio di un paese, come parlava la professoressa, senza accesso al mare, circondato da 8 paesi, e quindi potete immaginare gli altissimi costi per trasportare le merci fuori dallo Zambia. Questo investimento, quindi, più di lungo termine attraverso l'emissione di titoli pubblici, è quello che nel medio periodo farà diminuire i costi di trasporto in un paese come quello. Okay. I'll move on to your second point, which is trade. And I totally agree with you. Inter-regional trade is very low in Africa. Big reason is because of the colonial relationships that were established. So you find most former colonies of Britain, France, which were the main colonizers, as well as Portugal, established trade relations. And you got cases whereby we're exporting goods that we don't even consume locally, such as coffee and cocoa, to the West. And those are the relationships that have been sustained over time. And it's been very challenging and difficult for countries to break out of that. So yes, it is a concern, and we yet to see greater development in that regard. One area that is promising, where we're seeing greater inter-regional trade, is East Africa. Kenya's biggest trade partner today is East Africa itself. So it's trading more to the rest of within the rest of the region than it is to the rest of the world. We're yet to see such patterns in the rest of the continent. South Africa is probably the biggest example of being the biggest exporter to the SADC region in particular. But I get what will especially trigger the diversification of trade partners is the diversification of the export. So for now, most of the exports are made up of commodities. That's the way it is today. And while that is a weakness, I do acknowledge the promise is that you see these countries leverage off the income they're making from that to diversify into other sectors and hopefully find comparative advantage so they can trade amongst one another. But to date, yes, inter-regional trade remains low, but there is potential going forward, not least from this demographic dividend that we talked about in terms of diversifying exports that will allow greater inter-regional trade. Allora, un altro dei punti sollevati è quello dello scarso commercio interno all'Africa. Questo è dovuto al retaggio coloniale, cioè i paesi africani hanno stabilito delle relazioni commerciali molto forti che rimangono tutt'oggi con le ex colonie, mentre al tempo del colonialismo non avevano dei legami commerciali tra di loro. C'è una tendenza, diciamo, verso il cambiamento di questo fenomeno. Ad esempio il Kenya, ed è una tendenza che si vede soprattutto in Africa orientale, ad esempio il Kenya, i maggiori partner commerciali del Kenya sono i paesi dell'Africa orientale. Uno dei motivi per cui c'è poco commercio interno è questa dipendenza dall'esportazione delle materie prime, che quindi vengono esportate fuori, e una scarsa quindi diversificazione delle esportazioni. Io riconosco, sì, questa è una debolezza, la dipendenza dall'esportazione di materie prime, ma quello che noi pensiamo è che i paesi africani possano fare leva sugli introiti di queste materie prime per produrre dei beni e quindi diversificare la propria economia maggiormente, essere quindi meno fragili e aumentare in questo modo anche il commercio tra di loro. Another issue that you're concerned about is the fact that Africa's growth is largely externally dependent, and is especially a concern this time with the crisis in the EU. And a big part of that is the concern you have about it being commodity dependent, which, yes, to a certain extent is true. But I think the experience during the global crisis of 2008 and 2009 showed that there was more towards, more within Africa's growth story. So yes, while we did see a lot of external balances, by that I mean current accounts balances come under strain,
growth remained relatively resilient in some key commodity exporters, including Nigeria and the likes of Zambia, which suggests that there is some internally driven growth taking place. And part of that is coming through from this consumer that's emerging. We do acknowledge it's off a very low base, but there is increasing indication that there is internally driven growth taking place. The hope is that the income being made today from our commodities is being leveraged and invested in basically in strengthening human capital and the consumer to sustain this emerging growth we are seeing in the consumer, so that we can diversify our growth away from the international community or from externally. But I think one of the points that we showed earlier, that a lot of the growth has been services driven, suggests that we're not as vulnerable as some may anticipate in terms of our growth projection. And secondly, you mentioned aid. Yes, it is a concern, but we've seen countries have been relatively resilient even since the global crisis in terms of how they've performed. And a big reason for that is that there's other options of financing. I've mentioned the Eurobond option, concessional financing coming from the likes of China as well, that has helped sustain fiscal programs, infrastructure programs in countries such as Ghana, for instance, which has got a $3 billion infrastructure program in its Takoradi port area for its gas infrastructure, a lot of it Chinese finance. So while that was a concern for us when the global crisis did come to be, we have seen countries being relatively resilient and react and seek other forms of financing that suggest that we're not as vulnerable to the external community as initially anticipated. Sì, allora è stato detto che, giustamente, che le economie africane sono dipendenti dall'esterno e quindi molto vulnerabili, particolarmente in questo momento di crisi. Però quello che noi abbiamo visto è che anche durante la crisi comunque del 2008 non c'è stata una, diciamo, un rallentamento così significativo della crescita come ci si poteva aspettare anche nei paesi esportatori di materie prime. C'è stata una resilienza, cioè una capacità di rispondere alla crisi. Particolarmente questo evidentemente è dovuto a quello che io dicevo, cioè al fatto che c'è una crescita sempre più guidata dall'interno, cioè dai consumi interni. E poi appunto è stato nominato il discorso degli aiuti internazionali. È vero, ci sono paesi che hanno ancora una forte dipendenza dagli aiuti internazionali, però quello che abbiamo visto è che questi paesi riescono comunque a diversificare le proprie entrate per non mettere a repentaglio i progetti che attuano con questi finanziamenti quando questi finanziamenti vengono meno. And just the last point on inclusive growth, and that does remain a key concern even for us, though we look at the economies on a macro basis. The challenge of allowing or ensuring that growth trickles down to households is a challenge that remains, and it's not happening enough, we agree. Mozambique is an excellent example where you've seen growth of 7% plus for over a decade, but you're still struggling to see the households, the average households benefit from that. And that's a challenge going forward. We think generally, though, there is more momentum and progress in that front. You did acknowledge some of the MDGs where there has been progress, particularly on the mortality rates. So there is progress. Poverty has come down. But yes, the challenge is to ensure that this transformation, particularly on the macro growth numbers, does trickle down to the households. We agree. Sì, e poi io sono d'accordo sul fatto che su questa preoccupazione di rendere questo modello di crescita più inclusivo, il Mozambico è un esempio lampante di questo, ha avuto una crescita fortissima per 10 anni del 7%, però gli effetti di questa crescita sulle famiglie effettivamente si devono ancora vedere. Penso che ci siano dei miglioramenti sotto questo punto di vista, alcuni sono stati citati nella diminuzione comunque della mortalità e altri appunto millennium di la povertà che comunque è scesa, ma sicuramente su questo aspetto c'è ancora molto da fare e io sono d'accordo, ecco. All right, I'll move on to your questions in the front row. Unfortunately, I'm not going to have very good answers for you. I think your first question, what model of democracy?
You're asking what model of democracy is more fit for inclusive development. I don't have an exact answer to that. I think different models have worked for different countries, not just globally, but in Africa. One example that I love to look at in the case of Africa in terms of the progress that's been made over the past two decades is Rwanda. It's been rather transformative in terms of not just the macro numbers, but in terms of the upliftment of households out of poverty. Rwanda, as you all know, is often criticized. Some call it an autocracy, depending on which side you're looking at. But the style of government has worked in terms of uplifting people, and at least in terms of their livelihoods, they have seen improvement over the past two decades, and that's worked for that particular country. If you look at the case of Nigeria, which is an exciting story for a lot of people, simply because it's a number story, so it's got a huge population, a massive GDP in relation to the other countries in the region, it's a very chaotic form of progress. Some call it a democracy, a very flawed one, because the main political party is dominant. But if you look at the case of Nigeria, while it has a lot of problems, there is momentum in that country, particularly in the free enterprise side. I like to pick Nigeria because when I travel there, what amazes me about Lagos is the sense of entrepreneurship, and I mean from people in the informal economy. There are people hustling, trying to make a living in that particular society. I don't think all of it is captured in the formal macro numbers. You compare it to South Africa, where you meet, well, where you see lots of the unemployment numbers you hear about. You actually see it. People sitting on the sides of the road, people that are disenfranchised simply because they never got educated and living in this economy, which is a mix of first and third world, and they're struggling just to get a job and make a living. For me, that's why Nigeria holds such promise, although today it's noisy, it's dirty, it's chaotic, but in terms of momentum on the economic side, it is moving in a certain direction. So, as I said, I don't have a perfect answer for you. There are different models, they're working differently for different countries. As you know, Africa is made up of several different countries, and they're different examples. So, unfortunately, I can't give you an exact response to your question on the correct model. One of your other questions was, how do we not replicate this? Oh, okay. All right. Sorry, I'm going to move on to the lady's question, the last one. On your debt cancellation, just briefly, not all countries got them, a few countries, and you had to reach certain milestones on the macro front, including reducing your budget deficit, reducing inflation, stabilizing your currency to achieve it. And just progressive over the course of the past 10 to 12 years. So no, not all countries received debt cancellation, but a lot did. One country that would love to receive debt cancellation is Zimbabwe, but until they reform on the political front, that's unlikely. You asked about China buying up land to cultivate for their own domestic consumption. That is a contentious issue. From what I've heard, which may be different from you, is, and this is what I always say to people, because when they say China is the new colonialists and we should beware, I argue not. I think our governments are much stronger than they were during the previous colonial times. And if they're being exploited by China today, that's the fault of the government in place today. In most cases, a lot of the governments are savvy and are trying to ensure that in return for their commodities, they're getting good deals. And on the land front, Mozambique is an example whereby the agreement is, yes, China does grow some of food for their consumption, but as long as a percentage of it stays locally for local consumption. So you are seeing agreements on the agriculture food production side whereby the African governments are trying to ensure China does grow some and leaves it domestically for local consumption. So I think it's more of a positive story, not all of them, but generally so on that front. Quindi per concludere sulla domanda sulla democrazia, io non ho una risposta soddisfacente probabilmente a questa domanda. Penso che ci siano diversi modelli di democrazia per diverse parti del mondo e anche per l'Africa. Noi, quando poi guardiamo ai casi particolari, vediamo ad esempio Ruanda, un paese che ha avuto una crescita molto elevata, in cui questa crescita si è tradotta anche una crescita del benessere delle famiglie, però è un paese che viene spesso descritto come un paese autoritario. Ci sono paesi appunto come la Nigeria, di cui io parlo spesso, un paese molto caotico, una democrazia debole perché c'è un partito dominante, dove però quando io vado vedo un forte senso di
imprenditorialità, cioè la gente in tutta questa confusione cerca e riesce anche a come dire, trovare una via d'uscita e a crearsi un futuro. Quindi questo ci dice che, come dire, sono modelli, se vogliamo, che hanno delle debolezze, ma che comunque stanno sviluppando verso un, diciamo, in una direzione positiva. Per quanto riguarda le domande della signora sul discorso del debito, non a tutti i paesi è stato cancellato il debito, anche perché questo dipende anche dalle riforme. Ad esempio, un paese a cui piacerebbe molto venisse cancellato il debito è lo Zimbabwe, ma finché non cambierà sistema politico non lo verrà fatto, non lo si farà. E poi il discorso della Cina e della terra, la Cina viene spesso chiamata neocolonialista. Io non penso che questo sia vero, perché i nostri paesi sono molto più forti rispetto a quando non lo erano durante la prima fase coloniale europea, e quando quindi la Cina riesce ad imporre delle condizioni sui nostri paesi è per responsabilità della debolezza dei nostri governi, ma noi vediamo in tanti casi come questi governi chiedano in cambio qualcosa per queste vendite. Ad esempio, sulle vendite della terra ci sono alcuni paesi che hanno imposto comunque di destinare per il mercato locale parte della produzione, quindi io non penso che sia una storia interamente negativa. A me spiace concludere, mi scuso anche con la professoressa Chiappero, che purtroppo deve prendere il treno, quindi non può replicare. Ringrazio tutti voi e ci vediamo il 15 aprile con il professor Calchinovatti e il professor Cama. Grazie a tutti.